Presidente Livi, allora tre punti di platino che il Montevarchi ha legittimato dopo il vantaggio. Sì, di platino contro una squadra, tengo a ribadire, che era stata sconfitta una volta soltanto in una partita purtroppo che può capitare a tutti. Quindi importantissimi per il nostro futuro e che spero diano un po' più di tranquillità e serenità alla squadra. Adesso siamo il Montevarchi a 5 punti dalla prima. È un'altalena, si sale e si scende. L'importante è rimanere sempre attaccati al treno, come abbiamo sempre detto, e continuare a migliorare, e lo faremo sicuramente. Senti, a questo punto, Presidente, gli sportivi si devono aspettare qualche altro innesto oltre alla Cebebbo o no? Ci auguriamo di regalare agli sportivi innanzitutto grandi soddisfazioni. Cerchiamo qualcosa sul mercato, come fanno tutti, anche noi siamo attivi e presenti. Speriamo che qualcosa si possa concretizzare, altrimenti vediamo un po' quello che possiamo fare. Qualcuno è arrivato, qualcun altro è partito? E quelli che sono partiti, e mi riferisco a Date e Bartoli, rimangono sempre nel nostro cuore. Sono con noi persone che hanno iniziato questa avventura 4 anni fa, hanno dato tanto, hanno subito degli infortuni importanti, li abbiamo aspettati e recuperati. Un grosso in bocca al lupo a loro e alle loro squadre per un ottimo campionato. Regucci non c'è, però è ben sostituito stasera per commentare una partita importantissima del Montevarchi, un'ora di sofferenza. Ne parlavo con il presidente Livi, il Montevarchi poi ha legittimato secondo me il risultato dopo il gol di Vangi. Sì, diagnosi giustissima, è un po' la pecca che abbiamo, tiriamo fuori quello che abbiamo quando... In questo caso, nella giornata di oggi, quando abbiamo fatto gol, quando potevamo benissimo cominciare a farlo prima, sin dall'inizio. Però non sempre le cose vanno come uno si immagina, però oggi ecco, era importante questo risultato, l'abbiamo ottenuto e da domani si riparte. Il fatto che il Montevarchi abbia problemi psicologici lo dimostra la partita di oggi, perché dopo il gol del vantaggio la squadra è come se si sia sbloccata psicologicamente. Beh, sì, è un po' quello che forse anche noi ci immaginiamo e quindi su questo ci stiamo lavorando da tutti i punti di vista, dello staff, della società, dei rinforzi, perché anche quelli fanno morale e quindi ecco, sotto questo punto di vista lo stiamo affrontando e speriamo appunto che di farlo nel modo migliore per le gare che verranno. Adesso la prima piazza è più vicina. Non lo so, sinceramente ecco, non ho visto né classifica, punti. Niente, non ci interessa perché effettivamente crediamo in questo gruppo, in quelli che verranno e la classifica vogliamo guardarla in fondo, ad oggi la lasciamo agli altri per il momento. In conclusione è arrivato Samir Cebeb, voi come staff tecnico vi aspettate qualche altro arrivo? Beh sì, Samir c'è chi lo conosceva e c'è chi ne parla un gran bene, sicuramente è un valore aggiunto per questa categoria. E quindi ecco, l'aspettiamo e speriamo si possa integrare veramente bene con questo gruppo. Domenica sarà disponibile? Domenica ancora non lo sappiamo. E per il resto vi aspettate qualche altro arrivo oppure no? Beh, per questo ci pensano gli addetti ai lavori e quindi ecco, il nostro compito è solo quello di preparare quelli che abbiamo. Allora, Alessio Renzi, una vittoria importantissima, hai avuto anche tu come la squadra un po' di difficoltà nel primo tempo, poi hai cambiato ruolo, sei tornato al tuo ruolo originario e un po' la partita è cambiata. Sì, ci siamo dovuti un po' adattare per l'infortunio di Andrea Corsi che si è fatto a volo dei problemi durante la settimana, poi si pensava potesse giocare ma non ce l'ha fatta. Abbiamo un po' sofferto il primo tempo, il cambio di modulo, poi nel secondo tempo è andata meglio. Pensiamo di passare una settimana più tranquilla, speriamo. Anche perché la prima piazza è un po' più vicina adesso. Sì, no, non so cosa hanno fatto gli altri, però... 5 punti. E vabbè, dai, allora ci si può fare tranquillamente.